la tendenza odierna nostra, diciamo, continua ad essere quella di ridimensionare, diciamo, i simboli della devozione vera e propria, quella che si ritiene una devozione popolare, una devozione dei santi, ecco, da non mettere troppo a distanza, troppo ravvicinata, troppo in prossimità con quello che noi pensiamo debba essere un pensiero più degno, un pensiero più ampio, anche più profondo, magari anche dell'affettività di Dio. Quando tu togli pensiero alla devozione, certo la devozione diventa una cosa sentimentale, non solo quella religiosa, ma tutte le devozioni. Però la scoperta nostra è quando togli devozione al pensiero e quindi alla crescita della coscienza, allo sviluppo della mente, insomma, quando gli togli devozione, cioè affetti, gli togli attaccamento, gli togli anche tenerezza, il pensiero si deprime. Questa è la nostra scoperta. Noi pensavamo illuministicamente che invece il pensiero dovesse diventare finalmente forte, padrone di se stesso, di osare le proprie qualità migliori. Non è vero. Tra pensiero e devozione, tra società secolare e affezioni di Dio, c'è un segreto appuntamento. Prima o poi salterà fuori. C'è un'inchiesta molto seria, molto articolata sui giovani a proposito della fede, religione e spiritualità dell'Università del Kent nel Regno Unito, la quale ha dei risultati interessanti, e almeno questi due sono interessanti per il tema che ha posto. I giovani stanno uscendo dalla comunità, cioè la comunità non è più in grado, almeno così loro sentono, non è più in grado di contenerli, e nemmeno la comunità religiosa. Tuttavia, questa uscita è un'uscita che, avendo bisogno di devozione e non trovando, se la costruiscono nel modo che possono, naturalmente, no? Il fai da te, certo, che ha i suoi rischi, però il segno non va sottovalutato. Qui, a questo punto, noi dovremmo accettare questa sfida e dire: va bene, non possiamo sperare semplicemente di ricondurli alla comunità dalla quale sono usciti, e tocca a noi fare lo sforzo, no? Come dice il Papa, tocca a noi adesso uscire, anche noi, dalla comunità confortevole, accettare la sfida di qualche contaminazione del sapere, ma anche della nostra spiritualità comunitaria, cristiana, delle istituzioni, accettare che le istituzioni si prendono cura di questo, chiamiamolo, extraparlamentarismo della spiritualità, cioè della ricerca di Dio, che però non è in grado di seguire i percorsi già codificati, le scuole già codificate, gli ordini religiosi. Questo a me sembra che un'università cattolica dovrebbe avere una marcia in più, perché costruita addirittura sull'ideale alto del pensiero critico, del pensiero riflessivo, del pensiero educativo, formativo, beh, questa apertura, questa spregiudicatezza può benissimo averla. Io credo con grandi risultati se è capace di osare.